Jacopo Trulla, ala del rugby calvisano, permit player delle Zebre per il 2020-21. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Sei nato e cresciuto a Vicenza, una terra di forte tradizione rugbistica. Come ti sei avvicinato al rugby e cosa ti ha fatto innamorare fin da subito a questo sport? Allora, io mi sono avvicinato all'età di 6 anni al rugby, grazie comunque alla spinta da parte di mia mamma che voleva indirizzarmi inizialmente verso il calcio, poi però ha cambiato idea e mi ha fatto provare il rugby. Da lì non ho più cambiato idea, mi sono sempre legato sempre di più al pallone ovale. E fin da subito mi ha fatto innamorare proprio anche da bambini all'età di 6 anni e lo spirito di squadra e comunque il legame che c'era tra giocatore e giocatore, sia fuori che dentro il campo. Ha indossato la maglia del Rangers Rugby fino all'età di 14 anni, passando poi al Valsugana Rugby di Padova, con cui ha vinto il campionato nazionale Under 16 e Under 18. Che ricordi hai di quegli anni e che emozione è stata giocare per una squadra così affermata a livello giovanile? Beh, e al tempo quando giocavo al Rugby Vicenza comunque mi sono sempre sentito a casa perché ho iniziato lì e poi per vari motivi mi sono spostato appunto al Valsugana Padova all'età di 12-13 anni. Da lì mi sono trovato subitissimo in una grande famiglia piena di persone comunque fantastiche che mi hanno accolto a braccia aperte. Grazie a Dio mi è andata sempre bene ogni annata perché abbiamo vinto parecchi trofei e guadagnato e portato a casa importanti vittorie. Comunque è stato un onore, motivo di orgoglio comunque anche indossare una maglia di una città comunque in cui il rugby si pratica molto ed è molto conosciuto. La scorsa estate ti eri già avvicinato alla rosa delle Zebre come giocatore invitato, scendendo anche in campo nella prima amichevole estiva contro il Benetton Rugby. Che ambiente avevi trovato a Parma e che insegnamento porti con te da quella tua prima esperienza di un anno fa? Allora, l'anno scorso non mi sarei mai aspettato comunque di ricevere la chiamata anche di invitato da parte delle Zebre e ho subitissimo sfruttato l'occasione e mi sono impegnato sin dall'inizio. Mi sono trovato in un ambiente comunque molto molto professionale in cui non avevo mai fatto esperienza e è stato veramente molto molto importante per me sia a livello umano che a livello di atleta e ne porto ancora con me tanti tanti insegnamenti e cerco di migliorarmi sempre comunque anche quest'anno che sono di nuovo qua. Già, perché quest'anno sei stato riconfermato in rosa, questa volta come permit player. Quali sono le nuove ambizioni di Jacopo Trulla stavolta? Sì, quest'anno mi è arrivata la chiamata come permit player, è stata una grande soddisfazione per me. E nuove ambizioni quest'anno sono comunque di ritagliarmi un posto in squadra, seppure ricca di comunque giocatori con tanta esperienza e tanto, tanto talento. E sì, cerchiamo di ritagliarci un posto, poi sia comunque con Calvisano che con le Zebre do sempre il massimo e mi impegno al massimo delle mie doti, delle mie abilità comunque. E a proposito del Calvisano, prima dello stop avevi registrato 11 presenze e 2 mete segnate. La stagione si è poi purtroppo conclusa in anticipo. Ti ritieni soddisfatto dell'annata con i Calvini? Aveva incominciato abbastanza bene, non nel migliore dei modi comunque, partecipando comunque anche alla Challenge Cup che richiedeva parecchie, parecchie energie, però nonostante questo in campionato stavamo procedendo col piede giusto. Peccato che ci sia stato comunque l'interruzione del campionato, però è meglio presalvarsi nella vita al di fuori del campo comunque che dentro, diciamo. E niente, è stato un peccato, adesso vediamo l'anno prossimo come andrà, cercheremo comunque di portare a casa più vittorie possibili. Nel frattempo sei stato anche protagonista con la nazionale Under 20, scendendo in campo al Sei Nazioni, al Mondiale di categoria nel 2019 e ancora al Sei Nazioni 2020. Che stimoli hai tratto dalla tua esperienza in azzurro e che emozioni ti ha lasciato poterti confrontare con avversari di così alto livello? Allora, l'esperienza in Under 20 è stata un'esperienza molto molto formativa comunque perché vai a giocare in un livello che all'interno del tuo paese, ovvero il mio, l'Italia, non trovi purtroppo. E all'età di comunque 19-20 anni è un'esperienza fantastica perché ti trovi a giocare contro dei giocatori che alla tua stessa età magari giocano
e a livelli che vedi solamente in TV. È stato molto molto bello, anche perché vai con un gruppo di ragazzi che ha lo stesso tuo obiettivo, ha le stesse tue ambizioni, e vi trovate, siete sin da subito, non ti spieghi perché, una famiglia. E niente, è stato sia l'anno scorso che quest'anno, anche se quest'anno si è interrotto, molto molto formativo. L'edizione dello scorso giugno del Mondiale Under 20 è stata purtroppo cancellata. Che aspettative avevate per il torneo di quest'anno dopo il buon rugby che gli azzurrini fanno intravedere già da tempo? Avevamo ottimi progetti, tra virgolette, perché eravamo un'annata molto molto confidente con se stessi, con la squadra intera. Non possiamo dire come sarebbe potuta finire, però sicuramente eravamo molto decisi a rientrare comunque nelle prime 5 del torneo, anche se era una bella sfida, ma avevamo grandi ambizioni come squadra. Lo scorso luglio sei stato convocato al raduno della nazionale maggiore a Parma, allenandoti a tu per tu con compagni di reparto del calibro di Bellini, Benvenuti, Bisegni e Hayward. Per un giovane esordiente come te, che sensazione è stata poterti confrontare da vicino con azzurri così affermati? È stata una sensazione che è abbastanza inspiegabile, però è stata una sensazione ricca di tantissime emozioni allo stesso tempo, perché non mi aspettavo nulla di tutto ciò. E niente, è stata veramente una figata, perché solamente allenarsi con giocatori come Bellini, Allan, Bisegni, Canna, Hayward è stata una cosa fantastica, perché fino all'altro giorno li guardavo solamente in televisione e adesso ho avuto questa opportunità che ho sfruttato al massimo, ed è stata molto molto formativa anche questa a livello di atleta e di agonista. E intanto ti sei guadagnato la prima convocazione con l'Italia Emergenti, il raduno martedì 11 agosto a Parma. Te lo aspettavi? No, onestamente non mi aspettavo neanche questa. Una bella soddisfazione, e cercherò di dare il massimo anche con i miei compagni, che comunque ritrovo già adesso in campo con le Zebre e alcuni anche a Calvisano, ho visto. E siamo tanti ragazzi giovani, appunto emergenti, e che ognuno di noi sicuramente cercherà di dare il massimo, comunque di mettersi in vista, di dare nell'occhio, e niente, speriamo in bene per tutto quanto. Ala o estremo, in che posizione pensi di essere più efficace e quale credi sia il tuo principale punto di forza? Me lo chiedono in tante persone. Devo dire che a livello personale preferisco giocare nel ruolo di estremo. Sicuramente mi adatto in qualsiasi ruolo, che sia a 9, che sia a centro, qualsiasi ruolo, a me basta giocare. Però preferisco estremo, perché ho più libertà di gioco, più decisioni da prendere in modo, diciamo, più tranquillo. Comunque, che sia ala o che sia estremo è uguale. Principale punto di forza penso sia la velocità e le skills a livello di step. Quale aspetto del tuo gioco ti piacerebbe invece esplorare di più e migliorare? A me piacerebbe personalmente migliorare l'aspetto della tecnica e del placcaggio stesso, perché penso che un giocatore, sia di piccole dimensioni o grandi dimensioni, comunque debba essere capace di avere una tecnica di placcaggio efficace in qualunque circostanza della partita, perché è fondamentale. Da un paio di settimane avete ripreso a fare anche placcaggio in allenamento. Come vi state preparando i due derby contro il Benetton Rugby previsti per fine agosto? Sono innanzitutto molto felice che abbiano confermato i due derby a Treviso e a Parma, e nulla, ci stiamo dedicando tantissimo comunque all'aspetto generale del gioco e comunque tecnico in ogni ambito. E siamo molto carichi a livello di squadra, non vediamo l'ora di scendere in campo e daremo sicuramente il massimo per portare entrambi le partite a casa. Allora, in bocca al lupo a Jacopo Trulla per la sua carriera con Rugby Calvisano e anche quella latere con le Zebre. Crepi, grazie mille, un saluto a tutti, a presto.